Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio dedicato alla chitarra. Oggi vediamo tre accordi con i quali si possono suonare tantissime canzoni. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, allora vediamo subito quali sono questi accordi con cui si possono suonare tante canzoni. Il primo accordo è il Re maggiore. Ieri abbiamo visto nel giro di Do il Re minore. Per chi non abbia visto la puntata, vi lascerò un link, probabilmente comparirà qui, in modo che possiate vederla. Vediamo gli accordi. Quindi il Re maggiore. Il Re maggiore si suona mettendo primo dito sul secondo tasto alla terza corda. Vi ricordo che le corde si contano dal basso verso l'alto, quindi terza corda, secondo tasto, primo dito a martello, mi raccomando. Poi il secondo dito sulla prima corda, sempre nello stesso tasto, quindi nel secondo, e il terzo dito va al terzo tasto in mezzo tra i due, quindi alla seconda corda. Vi ricordo quando suonate l'accordo di Re, che sia maggiore o minore, suonate sempre soltanto le prime quattro corde, senza suonare le corde superiori, altrimenti si sente un po' male. Secondo accordo è il La maggiore, è un accordo abbastanza semplice, che è questo. Praticamente si parte dalla quarta corda e si mettono tre dita, tutte e tre nello stesso tasto, un po' girando la mano in questo modo qua e facendo suonare praticamente il primo dito alla quarta corda, il terzo alla terza e il quarto dito alla seconda corda. E questo è il La maggiore. Poi, infine, l'ultimo accordo per oggi è il Mi maggiore. Quindi si mette il primo dito nel primo tasto alla terza corda, quindi secondo dito alla quinta corda del secondo tasto e il terzo dito subito sotto nello stesso tasto alla quarta corda. E questo è il Mi maggiore. Se non sentite libera la chitarra, che sentite qualcosa che non va, probabilmente o state toccando sotto con il palmo, oppure anziché suonare con la punta, state suonando con tutto il polpastrello e quindi qualche nota viene stoppata. Quindi voi assicuratevi che il resto delle corde, che non pigiamo, siano libere. Ok? E con questi tre accordi noi possiamo fare diverse canzoni. Ad esempio, proprio comincia con il La. Vorrei stringerti le braccia attorno al collo e baciarti dappertutto. Questa è una. Poi abbiamo gianna, 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 sostenere del sole e bionde trecce, gli occhi azzurri e tue calzette rosse. Chi non la conosce? Poi ad esempio ovviamente fate prima i primi passi, imparate bene a mettere gli accordi e poi pianino
piano piano vedrete che vi velocizzerete con il cambio degli accordi. Mi raccomando, studiate, noi ci vediamo domani con la prossima puntata.